Allora, vediamo adesso, no, il calcolo integrale, cioè dell'integrale indefinito. Allora, fare l'integrale di una f di x in dx significa, come già sappiamo, andare a vedere chi è la primitiva. Ma in realtà non si vede solo la primitiva se l'integrale è indefinito, ma la famiglia delle primitive, perché avremo f di x più c, una costante appartenente ad R. Graficamente cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo una classe di funzioni f di x che distano l'una dall'altra di c, cioè di un numero praticamente, come ben vediamo in questo grafico, se io prendo un punto x con 0, in quel punto le tangenti avranno tutte la stessa pendenza e quindi la stessa derivata, perché la derivata non, altro non è che il coefficiente angolare della retta tangente alle curve. E quindi qua i coefficienti angolari, essendo le rette tutte, le tangenti tutte parallele, avranno tutte lo stesso coefficiente angolare. In effetti, se io poi vado a fare la derivata di f grande di x più c, la derivata di f grande sarebbe questa f che non ci ritroviamo qua dentro, la derivata di una costante è appunto 0. Quindi questa f grande di x più c rappresenta la famiglia delle primitive che io ottengo non effettuando il calcolo poi integrale della f di x. Andiamo a vedere quindi per quanto riguarda le funzioni elementari e poi le funzioni composte. Come si svolgono questi integrali? Quali sono le regole? Allora, l'integrale di k, cioè di una costante in dx, è uguale a kx più c. Infatti, facciamo il conto al rovescio, perché diciamo che l'integrale fondamentalmente è l'antiderivata, no? Quindi, se io faccio la derivata di kx, è proprio k, e di c è 0. Se ho x alla alfa in dx integrale, allora, questo sarà uguale a x all'alfa più 1 fatto alfa più 1 più c. C, ricordatevi che se l'integrale è indefinito va sempre messo perché c, ripeto, rappresenta, no, quel valore numerico che distanzia, per così dire, una funzione dall'altra. Ok? Quindi, più c con c appartenente ad R, si specifica sempre. Ovviamente se ho k integrale di x all'alfa in dx, questo sarà uguale a kx all'alfa più 1 fatto alfa più 1, cioè la regola rimane la stessa moltiplicata per il coefficiente k. D'altronde per la proprietà di linearità dell'integrale k lo possiamo anche uscire fuori dall'integrale e quindi mi rimarrà la regola di prima. Ovviamente imparata questa regola, poi per le funzioni composte è la stessa cosa. Se io ho f di x all'alfa per f' di x, questo sarà uguale a f di x all'alfa più 1 fratto alfa più 1 più c. Perché? Perché qua immaginate, la derivata di x è 1, a fianco ci sarebbe 1, ma qua ho f di x, quindi la sua derivata sarà f' di x. Quindi le regole sono fondamentalmente le stesse. Come anche in questo caso, l'integrale di 1 su x in dx è il logaritmo naturale in valore assoluto di x, del valore assoluto di x, scusate, più c. Valore assoluto perché l'integrale è indefinito, quindi può andare per valori negativi o positivi, o da valori negativi a valori positivi, quindi poi il valore assoluto, no, in funzione degli estremi di integrazione, poi avrà la sua positività o negatività. E quindi in questo caso la derivata di x è 1, ma se io ho una funzione composta f di x, la derivata della funzione sarà f' di x. Quindi se avrò l'integrale di f' di x su f di x in dx, questo sarà uguale al logaritmo naturale del valore assoluto di f di x più c, con c appartenente sempre ad R. L'integrale di e alla x in dx è uguale a e alla x più c, perché la derivata di e alla x è sempre alla x. D'altro canto, se io ho f' di x per e alla f di x, quindi integrale di funzioni composte in dx, questo sarà semplicemente uguale a e alla f di x più c. Vedete? La derivata di f di x è f' di x, la derivata di x è 1, che è sottinteso. Quindi questo è, diciamo, non è la regola, ma è un modo per imparare anche l'integrale delle funzioni composte. Se ho integrale del coseno di x in dx, sappiamo che la sua primitiva sarà seno di x, perché la derivata di seno di x è proprio coseno di x, e di c è 0. Allo stesso modo, se avrò f' di x per il coseno di f di x, questo sarà uguale al seno di f di x. Quindi f di x, la derivata è f', x, la derivata è 1, è sottinteso. E allo stesso modo, seno di x sarà uguale a meno cosen x. E
E quindi anche in questo caso, se avrò f' di x per seno di f di x in dx, questo sarà uguale a meno coseno di f di x più c. Almeno questi sono gli integrali, quelli fondamentali, quelli principali, ce ne sono molti altri, ma questi sono quelli che più capitano. Quindi integrale di 1 fratto 1 più x quadro in dx è uguale all'arco tangente di x più c. In effetti, se derivo l'arco tangente, ottengo proprio questa funzione, la funzione integranda. Allo stesso modo, la derivata di x è 1, se ho 1 più f di x al quadrato, la derivata di f di x è f' di x, e quindi sarà uguale all'arco tangente di f di x più c. In ultimo abbiamo l'integrale di 1 fratto la radice di 1 meno x quadro in dx, questo sarà uguale all'arcoseno di x più c oppure a meno arcoseno di x più c. Ma diciamo che è sempre questa quella più utilizzata come soluzione, ma sappiate che esiste anche questa. Ovviamente qua c'ho x e qua la derivata di x è 1, ma se ho f di x, la sua derivata sarà f' di x, no? Se vogliamo sempre usare un metodo per memorizzare un attimino queste forme di integrazione. E quindi anche in questo caso avremo arcoseno anziché di x di f di x più c oppure meno arcoseno di f di x più c. Allora, questa è la tavola appunto degli integrali, diciamo quelli immediati, no? Di facile risoluzione. Ovviamente sappiate che all'interno dell'integrale, ovviamente io affinché possa far uscire, poi lo vedremo negli esercizi, la f' di x, io nell'integrale le uniche manovre che posso fare sono quelle di moltiplicare e dividere per una costante, per un numero. Oppure, no, è così, moltiplicare e dividere. Però il discorso è questo, vi faccio giusto un esempio. Se io ho, ad esempio, no, da risolvere l'integrale del seno di 3x in dx, allora questo lo devo scrivere in un'altra forma, cioè integrale. Allora, abbiamo seno di f di x, ma la regola mi dice che io devo avere seno di f di x per f' di x. E questa è la nostra f di x, è 3x. Allora, la sua f' sarebbe 3. Quindi cosa faccio? Moltiplico per 3 e divido per 3. Quindi moltiplico e contemporaneamente divido. Quindi sarà fuori 1 terzo, così nulla cambia. Se moltiplico e divido, nulla cambia. Quindi avrò 1 terzo integrale di 3 seno di 3x in dx, adesso posso dire che questo è uguale ad 1 terzo, quindi il coefficiente moltiplicativo, per chi è l'integrale di f' di x per seno di f di x? Beh, ovviamente meno coseno, quindi il meno lo metto avanti, meno 1 terzo coseno di f di x, cioè coseno di 3x più c. Ovviamente specificare sempre con C appartenente ad R. Quindi posso moltiplicare e dividere, oppure dividere e moltiplicare affinché io possa ottenere appunto l'integrale, la forma di integrazione desiderata. Quindi attenzione, ma faremo tanti altri esercizi in merito, quindi una buona giornata e alla prossima.